Buonasera amici, buonasera a tutti, buonasera amici del volante, amici del joystick, amici che gli piace le quattro ruote. Ecco con noi un'altra gara entusiasmante. Con noi abbiamo in live Massi Top Gun Ciao ragazzi, buonasera a tutti. e il nostro capo team Predator X. Buonasera Ivan, buonasera a tutti, buonasera Massi. Ecco qua, noi diciamo io e Massimo abbiamo già fatto la gara, è stata una gara abbastanza difficile secondo me, tranne per Massimo che è arrivato primo. Bella Gran gara, gara, Massi Top Gun. grande gara hai fatto. Dimmi due o tre sorpassi dove si possono fare senza rischiare troppo, che hai fatto dei sorpassi abbastanza micidiali. Diciamo la staccata a San Brembo dopo il rettilineo lì, sono arrivato a fine 300, non so neanche come ho fatto a tenerla. Beh, i 3-4 sorpassi lì mi hanno dato quella carica per poter puntare alla vittoria e così sono riuscito, dai. Gran gara comunque. Divertimento assicurato. E stasera, secondo me, leggendo qui i piloti, sarà una gara molto entusiasmante. Sì, ci sono piloti molto agguerriti. Buonasera team Motorsport Lion, buonasera anche a te. E sono molto agguerriti questi piloti, secondo me. Buonasera Ulisse, anche a te. Io spero un po' di pioggia, sai com'è, io la danza della pioggia la voglio Tutti che fare. vogliono la pioggia. Spero che per loro non mi vogliono I piloti male. non credo, Buonasera però. Mark. I piloti saranno a fare i loro, devono correre, stare zitti e correre. Non è che possono pretendere il sole, cioè se deve nevicare io gli farei anche una nevicata o una grandinata, qualcosa del Ah, genere. sì, facciamo Sarebbe meglio giù di stupido. tutto. Sì, devono mettere le ruote chiodate per girare. Vediamo allora, sono già partite le qualifiche. Vediamo che è uscito per primo Panetta Brasov. Un saluto a un nostro vecchio compagno. Poi abbiamo in seconda posizione attualmente abbiamo dei DRT Radic. Poi abbiamo terza posizione Raikkonen. Poi abbiamo Tommy Polis. Poi abbiamo Tony Yeah. E poi abbiamo Rupe e Sollillo. Poi Lollino, sì, Sollillo. Sollillo. E poi Immagino abbiamo chiamare TVD così. Rap. Sì, oggi ti chiameremo Sollillo perché Sollillo. c'è partito l'embolo Speriamo così che non si e offenda. finire. Ma no. Poi abbiamo Manu 81. Poi abbiamo Enzo Merlini in decima posizione. Tommizio in undicesima posizione. Che Tommizio sarà uno che aspetterà il momento giusto per scaldare bene le gomme. Perché so che va molto forte. Vediamo, ecco, vediamo i primi tempi che stanno arrivando. Siamo già arrivati a 25,8 da Radic, grandioso. Sì, come primo giro non è male. E per 16 millesimi. Aspetta di nuovo. DVD Rap ha fatto un ottimo tempo. Adesso ha fatto 25,800. Grande, grande, sono tutti lì, 46 millesimi, 16 millesimi, 3 decimi, 56 millesimi, praticamente fino a sesto sono in 8 decimi, 9 decimi a settimo, sono praticamente tutti attaccati. Poi arriviamo Brazov Panetta che con un secondo e 100 è staccato, però dovrà ancora scaldare perché so che potrà scendere ancora. Difatti sta già Brazov, scendendo esatto. di 3 decimi sotto. Non si fa ripetere 2 volte che deve scaldare le gomme, ormai le ha scaldate. Adesso vediamo qua, siamo su di lui, vediamo cosa succede, se riuscirà a tirare via il podio a DVD Rap. Vediamo. Ultima curva, esce bene, molto pulito, accelerazione molto buona. Vediamo, eccolo che sta passando sul traguardo, ormai è lì vicino e senza nessuna scia riesce a fare perde purtroppo l'ultimo intertempo, Antibox, scusa però Ivan, dimmi. Tommy Polish e Raikkonen al box, fanno già il cambio gomma mescola nuova, Sì, di solito si si metteranno a fare anche fai due giri, poi fai il quarto giro di riscaldamento, sì. poi magari Lollino trovano 25,6, Lollino 25,6, tempone. Mamma Lollino mia, 25,6,
Pazzesco. Sono Lillo. Minchia, Lillo. Stasera. Lillo, Lillo, sei forte, vai. Tommizio si prende la terza posizione con 25,7. Ci sono 4 piloti in 124 millesimi. Sì, sì, sì. E poi passiamo ai 5 piloti in 186 millesimi. Sì, sì. E 6 piloti in 2 decimi 87. E ancora sotto Panetta, ancora sotto Panetta di 167 millesimi. Vediamo se riesce a tenere il tempo e fare tutto l'ultimo pezzo, che è l'ultimo pezzo, è quello più bastardo. Dov'è che di solito si sbaglia in queste curve qua così strette? Ma secondo me la curva più maledetta è quella che... Adesso vediamo, stai quadrando, vabbè, sei su Panetta. Sì, adesso. Sì, sono su Panetta. Io sono su Tommy Pulis, quella curva, diciamo, dopo in discesa che fai di quarta a terza, che lì dove se sbagli un pelo prendi la penalità, che vai troppo interno, oppure vai fuori sul verde. Secondo me quella è la più rischiosa di curva, perché là ti fia la foga, ti dare gas, ma è un attimo che la perdi, cioè che vai fuori o che perdi penalità, quindi per me io ho paura matta di quella curva lì, infatti ero sempre un po' più cauto lì. Vediamo... Io ho visto adesso Panetta purtroppo ha perso tutto sempre, che non vorrei che si perdesse tanto in quelle S così strette. Tommizio migliora ancora. Sono su Tommizio, altre 35 millesimi. Sono su Tommizio. Ah, perfetto, perfetto, ancora sono dentro anche lui. 4 piloti in 92 millesimi. Porca i primi miseria. 4 e 92 millesimi. Qua stasera parte uno scintille a nastro, te lo dico stasera. Prendiamo qualche goccia d'acqua e siamo a posto. Sì, ma un uragano deve venire giù, l'uragano Katrina. All'uragano Katrina deve venire giù. Tutti i santi ne scenderanno probabilmente. Sì, sì, me li tirano dietro i santi dopo. Tanto penalità per Tommizio. Peccato, peccato. Probabilmente farà il pit perché le gomme sono un po' usurate. Penso che entrerà. Sì, dovrebbe riuscire a entrare e fare un altro giro. Penso che entri, ma se vediamo un attimo. Sì, purtroppo. Adesso non so quanti minuti mancano ancora. Mancano 2 minuti e mezzo. Dovrebbe farcela fare il cambio gomme e fare il giro di riscaldamento e fare l'ultimo giro lanciato. Sì. Dovrebbe riuscirci. Dovrebbe farcela appena. Tanto Panetta e box, è entrato al pit, anche lui cambia gomme. Per forza, provano tutto per tutto di nuovo. Vediamo se riescono. Ascolti. 25-6. No, chi è che ascolta? No, DVD. Spariscono DVD, i tempi, Wrap, sì, DVD Wrap ha fatto 25,5-25,590. Mi sembra che ha abbassato ancora il suo tempo. Ha migliorato ancora? Sì, ha migliorato ancora. Sì. 20 esatto. millesimi, 21 millesimi. Ah, aspetta, che è ancora sotto di 14 millesimi. Vediamo se riesce a tenerli. Vediamo. Sta andando forte, sta veramente. Sei forte, ragazzo. Adriano ci vantano pure stasera. No, sì. sei un tipo rock. È rock, però. Le gomme di Rap stanno rock. Cantando con la meraviglia. Sembra Albano a Sanremo. Ma a posto siamo. vediamo che dovrebbe ancora tenere i 14 millesimi di buono. Vediamo se riesce a migliorare ancora quei 14 millesimi o di più. Sembra messa sui binari la macchina di VD Rap, è perfetto ogni linea che sta facendo. Le gomme anche un po' usurate, attenzione, quindi non credo che faccia un altro... A meno che con la scia magari riesce a prendersi qualcosa la scia di Panetta. C'è una bella scia, è vicino. 25,6, per poco. Comunque non si è distaccato tanto dal suo tempo migliore. Sì. Tanto Panetta si è lanciato. Vediamo. È a 3 decimi. Tony Panetta, Yeah. Eccolo qua. Siete a posizione. Sono Panetta, 17 millesimi di Panetta. Prende tutta la strada e oltre. E vediamo se riesce a tenere il suo tempo buono, staccata al limite, dentro Cordolo, esce pulito, forse un pelino largo, vediamo se
No, niente, ha perso, infatti, purtroppo ha perso. Ha perso 27 millesimi, però magari può migliorare ancora un po' il suo tempo. Vediamo se riesce a migliorare qualcosa del suo tempo in queste ultime curve. Magari siamo alla fine delle qualifiche, chi taglia traguardo taglia traguardo, chi non lo taglia non lo taglia. Io stavo seguendo Tonigliea, Caraviola, primo settore, voglio vedere se invece si è migliorata magari di un pelo. No, Panetta sta girando. Vediamo. Seguiamo se gli toglie il 24, 25, niente, peccato. Niente, a parte Panetta. Comunque sono 7 piloti in 3 decimi, penalità. 8 piloti in 4 decimi, 9 piloti in 6 decimi, 10 piloti in 9 decimi, faccio cazzo. Alla fine è l'ultimo, alla fine è Lorenzo Merlini che non ha fatto una buona qualifica, 2 secondi e 3. Secondo me quando ha visto il 25.9 gli è partita la sbrocca. 25.5? Sì, 25.5. Però ho visto i chilometri a 390 km, Enzo, probabilmente ha girato un po' con questa macchina. Magari un po' più rispetto agli altri che hanno 1007, 2005, 3000, quindi ciao Ario Ken, anche a te, buonasera. Ha avuto un po' di problemi Enzo Merlini, vedo i tempi sono altissimi, 47. Sì, sono alti, sì, sicuramente ha avuto problemi. Sì, io invece se ero con loro che vedevo un 25 spegnevo direttamente, mi dicevo che era, mi era crashata la stanza e sono uscito prima che mi doppiavano. Non si fa. La scusa è, mi è crashata la stanza, è saltata la corrente, mi spiace. È stata una bella gara, peccato, potevo magari giocarmela, ma è stata una bella gara. Vedo che si sta nuvolando. C'è un po' di umidità nell'aria. Ah, sì. Ma cazzi vostri, io ve lo dico. Preparatevi. Peccato che non possiamo vedere il meteo noi da. No, voi sì, io no. No, non lo possiamo. Tranne che. No, neanche io. No. Ah, no, qualcuno. Non potete vedere. Oh, no, non lo possiamo vedere. A meno che c'è qualcuno. Probabilmente i piloti ce l'avranno in. Sì, ma... anche io la faccio. Io non lo guardavo, l'ho guardato una volta, ma mi facevo solo perdere del tempo. Io lo guardavo. Ciao, no, io guardavo gli ultimi giri quando ero primo. Se viene a piovere, non so cosa avrei fatto. Avevo 15 secondi dal secondo, se piove sono fregato. Quindi lo sto pregando ogni giro che non piovesse. Altrimenti non so come sarebbe andato a finire. Per fortuna. Guarda, invece, dalla gara di ieri, che purtroppo. Non sono riuscito a entrare in partita proprio per niente, non riuscivo a mettermi. Hai fatto una gara. Vabbè, sei arrivato mediocre. Quinto, dai. Lo so, però potevo giocarmela coi primi, non sono riuscito purtroppo. Niente, è stata una gara, no. Ci sta, anche dai. Perché al mattino ci siamo allenati, non giravo male poi. Io vado a approfittare di questa pausa per far leggere il primo sponsor, così iniziamo. Sì, bravo. Buonasera ragazzi. Ciao. Allora, andiamo con la Pomati Group, presente sul mercato italiano e internazionale sin dal 1967, la Pomati Group SRL propone macchine ed accessori per la lavorazione del cioccolato. L'ampia gamma di prodotti altamente professionale permette di soddisfare varie tipologie di clientela: pasticceria, gelateria, ristorazione, panificazione e piccola media impresa dolciaria. L'esperienza maturata si fonde con la tecnologia moderna per dare vita ad un prodotto sempre attuale, affidabile e di qualità. Li potete trovare in via Palmiro Togliatti 5, Codogno Lodi. Grazie mille per questa. La voce fuori campo ha finito. Sì. Grazie mille per questa pubblicità del nostro amatissimo e onoratissimo commendatore. Lo salutiamo, commendatore. A voi, il nostro commenda, a voi segui le nostre più umili. Stanno partendo? Sì, stanno partendo, perfetto. Eccomi, sono in gara con loro, però so già che avrò il solito lag. Difatti. Ah no, meno male sono riuscito a metterlo a posto subito, meno male.
Ok, perfetto, partiamo, siamo su DVD Wrap. Vai, ecco, Lupo. Come al solito non mi devono... Allora, sono partiti. Sì, sì, sono partiti, ecco che sono qua in prima posizione con DVD Wrap, che dietro... Attenzione. Dietro c'è subito Tommy Polis che prova a tenere il passo di DVD Wrap, ma sembra che... vuole scappare DVD Rap, e dietro subito di lui c'è Lillo lungo di Tommy, sì, Polis, si stanno per toccare Polis e no non si toccano, meno male, no. Ci sono degli incroci, vediamo che comunque DVD Rap si sta staccando notevolmente. Passo un attimo la parola a te, che mi metto un attimo a posto con la telecamera. Sì vai. Io intanto stavo seguendo Mano 81 che si sta avvicinando molto a Tommizio. Attenzione qui che si porta a un decimo, sono attaccato qui, attenzione qua, quasi qua si toccano, vediamo qua se riesce a portarsi, eccolo lì all'interno qui, sono molto molto attaccati questi due, vediamo adesso se lo suo rettilineo probabilmente tenterà il sorpasso con la scia, attenzione, si rifà anche 300 Qua adesso sono in quattro in scia sono praticamente sono tutti attaccati, vediamo Tommy Polis, sì, Tommy Polis, scusami, Tommy Polis è riuscito a attaccarsi, si è girato Brazov, è girato purtroppo, peccato. Intanto, sono un attimo qua, vediamo Radic, sì, Mano, su Lillo, Radic su Lillo, staccatona, resiste, frenata la Flisson, incroci di traiettore, sorpassi a non finire, torniamo un attimo più indietro a vedere un attimo la situazione, vediamo subito Manu 86 in sesta, in quinta posizione, Tommizio in sesta, sono attaccati, Tommizio non ci sta, Tommizio all'interno, si riprende la posizione, vediamo anche se qua è svantaggiato perché ha favore Mano 81, un incrocio di traiettorie appaiate tutti e due, vediamo quindi il rettilineo, penso che molli appena Tommizio, altrimenti i due non ci stanno, vediamo se riesce, penso che se si prova stia la staccata, sì, no qua è fare una staccata qua e vuol dire intanto, che deve essere un fenomeno. Tony Yea, scusa Lupo, Tony Yea ha superato Raikkonen e lì gran sorpasso, Tony Yea sembra abbastanza in forma, sta spingendo tantissimo. Qua devono comunque stare calmi perché la foga di sorpassare subito i piloti rischia anche di darti il giro, purtroppo. Vediamo, passiamo un attimo in prima posizione, nelle prime posizioni vediamo che Radic è attaccato a Lillo e si prende la scia, vediamo se riesce a tre decimi, vediamo se prova a sorpasso qua in questa curva, sta intanto, all'interno. Scusa. Ecco che ci prova, sorpasso Radic, scusami, sorpasso Radic all'esterno, riesce, chiude la porta, lì no, non ce la fa, sarebbe un po' lungo, difficile riprendere poi la traiettoria, altrimenti si butta all'interno, vediamo se invece ci stanno, non credo, Radic non lo spinge. Stanno dando dei bacioni da paura, stanno slinguando da far schifo. Pazzesco, scusa, la parola. Si stavano limonando. E intanto si avvicina Manu. Dopo i contrattacchi che ci sono stati, Manu titto 4-4 arriva da dietro e dice: boh, è meglio non lo dico. Intanto di DVD Drop un secondo e 8 da Tommy Polish, seguito da Radic. Quarto Lollino, quinto Manu, sesto Tommizio, Tommy Yea settimo, Raikkonen ottavo, nono Merlini, decimo Panetta si è girato, peccato, e ultimo The King. Diciamo che Tommy Polis e Wrap hanno iniziato a staccarsi un po', e dietro c'è una bagarre da far spavento, difatti Radic si ritrova dietro i coyote che si vogliono prendere la preda. Vediamo se la lepre riesce a scappare dai gruppi, vediamo quanto arrivano in macchina, 80, guarda 90, vediamo, no, e Lollino non tenta sorpasso, attenzione Manu, dietro non ho visto chi era in camera, era Manu su Lillo, okay. Manu su Lillo ce la fa, si butta dentro, non chiede permesso, entra prepotentemente, ma non molla. Intanto Tommizio dietro che
E Tommizio gli ha detto che all'ollino. Aspetta, hanno detto giusto per dargli le bastonate. Qui si stanno veramente. Non si stanno sprecando i permessi. Intanto, proprio. Tommizio zero. Incrocia. Tommizio incrocia. Prova. Si affianca all'ollino. Vediamo come va come prima. Probabilmente mollerà adesso Tommizio. No, ma perché deve mollare? Quale botte si chiude? Eccole qui. L'ollino. Si baciano anche loro senza chiedere. Tommizio all'interno, però adesso l'ollino è favorito per la staccata. Incrocio ancora, altri baci anche con la lingua, baci con la lingua proprio spudoratamente, se le stanno dando di santa ragione. Probabilmente qui tenta sorpasso e Tony zitto anche lui arriva e fa il terzo incomodo e sta per arrivare. Sì, seguiamo Tommizio sull'ollino che arriva ai 2,80, 2,85, tenta sorpasso, dovrebbe farcela, sì, 2,90, sì, dovrebbe riuscire. Vediamo se prova a fare l'incrocio di traiettoria qua in fondo. Si chiude, sì, l'ollino dietro, sì, era. No, non prova l'incrocio di traiettoria, intanto... No, non ce l'avrebbe fatta. Tony Yea arriva anche lui puntualmente. Guarda da dietro Tony, però sembra che adesso sta perdendo un po' l'andazzo, perché prima se le stavano dando e Tony gli ha detto prova a avvicinarmi, ma adesso si sono calmate le acque e vediamo che Tony gli ha forse no, perché adesso si sta di nuovo rifacendo sotto su Lillo. Lollino, scusa, no Lillo, non so se dire Lillo. Vabbè. Lollino, scusate. È lui. E si rifà sotto, secondo me qua ci sarà di nuovo un'altra, se non perde di distacco proverà l'attacco qua in fondo al rettilineo. Vediamo, siamo sempre sui 4 decimi, 6 decimi più o meno, 4 decimi, dipende, è attaccato, qua ci prova, adesso prende tutta la pista possibile per cercare di stargli dietro, infatti è a 3 decimi, qua non se lo lascia sfuggire, vediamo... Vediamo, proverà l'attacco in fondo a Tony Yea. Si sta avvicinando. Sì, vai. Ecco che c'è Manu il sorpasso. 2,90. Non entra. Vai tu. Staccatona di Tony Yea che si prende la sesta posizione, ma viene di nuovo risorpassato da Lollillo. Lollino, scusate, mi si mette adesso Lollillo e mi parte lo sapevo che non dovevate dire stravolgermi i nomi, che poi va a finire che mi tiro fuori sempre così a cavolo. Niente, Lollino si ripresa alla sesta posizione e al momento intanto sono un po' distaccata. Scusa Lupo, Vai. Ti interrompo perché DVD Rap c'ha 3 secondi e 3 da Tommy Polish e sta gestendo le gomme in maniera eccellente rispetto al secondo e al terzo, ha molta più gomma e quindi questo vuol dire una buona strategia e vedremo un po' che cosa adotteranno i piloti stasera, se fare un pit o due pit. Adesso sono su Radic che c'è Manu che lo sta puntando. Vedremo se riuscirà. No, sei ancora abbastanza indietro. Sì, si avvicinerà tantissimo, ma non penso che riuscirà a farmi la 5 staccata. Decimi. E lì devi stare almeno a 3 decimi per poter tentare la staccata. A meno che non fa una staccata alla Flintstone, ma sarà quasi impossibile. Niente da fare. Comunque si è avvicinato parecchio. Proverà magari un attacco in un'altra maniera. Vediamo se proverà un attacco qua in fondo, magari dopo questo curvone lunghissimo lì potresti provare a fare un attacco, ma è ancora un po' troppo staccato secondo me, dovrà avvicinarsi ancora. Però un po'. Manu sta gestendo bene le gomme comunque rispetto a Radic, ha più gomma probabilmente un paio di giri lo attaccherà garantito. Mi sembra che Radic ha dovuto battagliare abbastanza prima, per cui è rimasto diciamo in ombra Manu e si sta facendo vedere adesso, vediamo se, ma secondo me adesso ci proverà qua in fondo di nuovo al rettilineo, siamo pronti per un altro attacco, vediamo che esce un po' più stretto Manu,
e difatti si avvicina parecchio a 3 decimi, sbavatura di Radic. Vediamo qua in fondo, si sì, è attaccato, adesso avrà tutto il tempo per sorpassarlo. Vediamo, eccolo qua, siamo a 3 decimi, 2 decimi, sì, qua riuscirà a fargli la staccata. Vediamo se ci proverà, cerca di non fargli prendere la scia Radic, ecco. Ma purtroppo non ce la fa e si affiancano tutte e due, si danno qualche bacio di cortesia, arriva e toccatona, toccatona, purtroppo si sono chiusi un po' troppo, peccato e perde purtroppo sì. Delle posizioni, Manu perde 2 posizioni, peccato. Vediamo un attimo anche nelle altre, Tony sta facendo un giro veloce sul miglior tempo che ha fatto adesso Wrap, vediamo se riuscirà a tenere il tempo perché ha avuto un po' di problemi adesso con Manu. E Manu è passato adesso in 7ª posizione, ha perso un'altra posizione, sì, purtroppo un'altra posizione. Sì, adesso deve un attimo calmarsi, riprendere un attimo i giri. E Enzo Merlini, vediamo in 8ª posizione, sembrava tutto a posto invece, e purtroppo vediamo Panetta in 9ª posizione. Che è successo Panetta? Si era girato, vero? Si è girato al primo giro. Sì. La foga purtroppo di stare davanti è stata magari eccessiva. Probabilmente sta spingendo tantissimo perché le gomme le sue sono un bel po' usurate e come tempi gira un po' alto rispetto alle sue, tempi che ha fatto comunque sia. Sto guardando anche Raikkonen, comunque ha fatto, sto guardando Raikkonen che ha fatto, stava facendo dei 26, 29, un 42, secondo me ha sbagliato qualcosa. Sì. Esatto. E poi Rupe anche lui sta facendo, ha fatto i primi giri non tanto buoni, adesso si stava un po' riprendendo. E invece guardiamo i tempi di Wrap, vediamo, che sono tutti sui 26 su Enzo Merlini. Brazov si butta all'interno, stacca all'interno, con la prima curva, lo chiude. Grandioso sorpasso, bravo, bel sorpasso, perfetto, sono arrivato giusto in tempo per vedere l'ultimo pezzo del sorpasso, è stato un sorpasso eccezionale, adesso deve solo stare calmo. Tanto 6 secondi Wrap da Tony Polis, Tony Jesu Lollino l'attacca all'esterno. Ho visto che hanno fatto un po' di fuori pista, vediamo. Lollino chiude lì. Fa un bello lungo per forza. Quello che ti dicevo. E là si passa in uno solamente. In due non ci passi. No. Vai fuori. Ragazzi, non vorrei fare il giugliaccio della situazione, ma vedo un po' di nubi. Ma io spero che piova, io non faccio il giugliaccio, io faccio proprio il ciao del malugurio. Deve piovere. Guffa, deve venire giù la grandine. La grandine deve venire giù. Sto inquadrando tutti i tergi cristalli, tutte le macchine, vedete. Io sto guardando tutte le macchine, i piloti, per nessuno c'ha radar. Porca miseria. Intanto tutta il tipo di Wrap, Tommy Polis, Radic e Box. Qua secondo me faranno la strategia dei. Sì, doppio pit. Sì, doppio pit stop. Per forza. A meno che monti una dura, sì. Ma non credo monti una dura. No, sarebbe un controsenso. Radic mi risulta che guidi con il pad, quindi è giustificato. Ok, intanto tutti hanno la stessa mescola. No, eccetto uno, The King, che monta una media. Interessante. Con le morbide. Tommy Polis, cosa sta facendo? Ah, forse stava laggando un attimino perché era sull'erba, poi l'ho visto ritornare di nuovo in pista. No, Tommy Polis ha fatto un errore nel giro scorso. Ha fatto il pit. No, ma lo stavo guardando, lo stavo inquadrando a destra, l'ho visto nell'erba, poi l'ho visto di nuovo tornare in pista. No. È stato un attimo un mezzo lag. E c'è qualcuno che ha preso un secondo e mezzo di penalità, Enzo Merlini. Enzo Merlini ha preso un secondo e mezzo di penalità. Peccato. Intanto Tommizio è in prima posizione. Vediamo, probabilmente entrerà adesso al pit anche lui, visto che le gomme sono un po' consumate. Anzi, no, tira dritto. No. Quindi farà un altro giro. Lollino entra ai pit anche lui. Sì. Secondo me qua.
Adesso Tomizio c'è da vedere che strategia può fare, adesso perché con 11 giri a questo giro gli rimane il cerchione, quindi cerchioni, quindi non vediamo un mano attimo 86, mano com'è. 86 come messo a gomme, non è ancora andato ai box, vero? No, Mano mano 81? 81 no, No, ancora no. Mano 81 c'ha ancora un po' di gomme. Penso Sì. che anche due giri riesce a farlo. Sì, credo che Secondo va me allora per le lui due sosta. punterà per le No, due una sosta. sosta. Una sosta, sì, Sì, una, una sì. prova. Sì, probabilmente Comunque sì. vedo che si sta avvicinando parecchio, Mano 81 a Sì, ha Tomic, più gomma. Sì, ha più gomme. messo meglio, sì. Sì. E dietro Tony Quindi. Yea, che si sta avvicinando anche lui su Manu, non proprio velocemente, però si sta Dei avvicinando. primi No, tre, purtroppo ha preso. Manu è quello messo meglio di gomma. Sì, Vediamo che esattamente. Wrap è adesso in quarta posizione, non è che ha perso tanto nelle posizioni, perché comunque adesso gli altri andranno in box Certo. e lui continuerà la sua gara, penso tra poco di nuovo in prima posizione. Vediamo se gli altri adesso andranno a cambiare le gomme. Tomizio ha ancora un altro giro. Testardo. Ha chiuso questo Masochista giro in Tomizio. 28 e 7. Un Wrap 28 è e 0 Manu, ne ha preso 8 10. praticamente Wrap è su. Anche Tony fa un altro giro, Sì. praticamente senza gomma. Senza gomma. Come fa a tenerla? Sì, è quello messo peggio, Sì, dei sì, sì. primi tre. Infatti gli è praticamente entrato quasi nel Sì, culo, ha devo dovuto dire proprio sì. frenare, ha dovuto mollare il gas, perché sennò anche qua doveva mollare il gas. Sta Devo facendo dire buone che entrambe. se non lo passa subito, può avere problemi di tempo. Sì. Gomma fresca dovrebbe riuscire staccata qui. Sì, difatti Mantieni il lo sorpasso largo. qua. Sì, ma Tony Sì, è sì. Vabbè. proprio. È sulla tela, Tony. Mamma mia. Vediamo, infatti prova a resistere. Tony a star lì dietro, a vedere se riesce a farsi tirare ancora un po'. Ce l'avrà dura. Specialmente in questa curva che va un pelo largo, tocca l'erba, già che ne hai poca anche di gomma, vai a toccare anche l'erba, giustamente. Difatti qua in queste curve perde tantissimo, difatti non riesce più a stargli dietro. Lungo di Tony, vediamo se riesce a tenere la corda. Sì, sono su Wrap, che si tiene abbastanza dietro comunque ancora Tony, ma adesso non penso che non ce la fa Tommizio più. continua. Tommizio Tomizio continua senza continua. gomma praticamente. Ma anche Tony Ye, sto guardando che sta continuando anche lui. No, È un questa pazzo, ma è una che follia sono questa. pazzi. Sì. Oh, ragazzi. Vediamo all'interno Vabbè, Tomizio, si prende all'interno. Su Mano 81 riesce e passa di nuovo in prima posizione con le gomme finite. Cioè non c'ha gomme, non c'ha niente. Neanche le mutande sono rimaste Tomizio. E riesce ancora ad andare forte. Cioè, sta facendo consumare più le gomme adesso a Manu che a se stesso. Con questi sorpassi, Devo dire Rapp sta grande. volando. Devo dire Rapp sta volando. Ma perché lui farà poi un Beh, altro pit gomme stop, per fresche. forza lui non ne frega niente di bruciargli le gomme, tanto sa che tra un po' deve rientrare, per cui anche. Questo è il risultato dei primi giri quando se le sono suonate Tommizio, Manu, Tony Sì. hanno distrutto le gomme Sì. praticamente. Intanto devo dire Rapp a 2 decimi di fucsia al secondo intertempo. Praticamente si è avvicinato a Manu 81 e Tommizio. Sì, li ha presi, Sì, gli ha ma ce l'ha mangiato due presa. secondi, un secondo e mezzo in un settore praticamente, gli ha mangiato. Eccolo lì che va Gli supera all'interno su mano, vabbè. all'interno tranquillamente come se non Era ci fosse un scontato. domani, lo sorpassa. E No, vediamo che Tommy. Tomizio, Ah, minchia! Tomizio già. Mi ha detto che cosa sta facendo. No! Chi è? Questo è Mano 81 che non Manu c'ha gomma, continua. niente. Continua un altro Non giro. ci credo. Anche tu ne entra il pit, meno Ma male. lui Per c'ha la scia. fortuna. Porco. Voglio vedere come freni. Metti i piedi fuori perché sennò non freni. Grande, riesce a far fermare la macchina. Peccato che non ha più gomme e purtroppo. Forse cercava di star Intanto dietro e di prendersi la scia, però. andiamo su Lolina che ha attaccato a Radic. Attenzione qui, si porta a due decimi. No, Attenzione, si gira no, Radic.
si è girato Radic, non so se c'è stato un contatto. No, no, si è girato da solo. Si è girato sul verde esterno, sì. Ah, ok, ok. Quindi lui lo passa in quarta posizione, peccato. Peccato che però sti testa coda bruciano veramente un casino le gomme, sembra che ti mangi un giro se non sì, testa coda. Sì. Un giro in meno quando ti fai un testa coda, perché veramente te le bruci in un attimo. Intanto Tommizio su Brazorf, seguiamolo. Adesso c'ha le gomme fresche Tommizio. Lotta in direzione gara, attenzione. Vediamo poi chi sarà. Chi... Vediamo se si buttano fuori e poi si fanno il reclamo. Una con l'altra. Si avvicina. Intanto qua... Manu 81 al box. Manu entra al pit. Vabbè, non c'è più gomma. Vedere. Ha fatto una bella carteggiata alla fiancata. Manu, yeah. Entrando ai box. L'abbiamo visto. Sì, sì. Qua esce più stretto Tommizio, vediamo se riesce a stare dietro. Intanto Tommy Polis in sordina 25998. Gara. Bel tempo 95.9. Non riesce ad avvicinarsi Tommy Polis, Tommizio non è riuscito ad avvicinarsi a Braso. Ha perso tantissimo nell'ultima curva, però qua in fondo dal rettilineo si avvicina tantissimo. Purtroppo però la staccata non gli dà. Intanto attenzione poi... che ci toccano Manu. Scusa Lupo, si sono toccati poi? Manu. Manu 81, Tony Yea, l'uscita del box. Manu come è uscito? Sono fatte le fiancate entrambi. Ah, si sono mischiati i colori, perfetto. Sì. Volevo vedere che colori venivano fuori. Perfetto. Vediamo che però adesso Tony Ye è staccato da 1 secondo e 8 da Manu. Torniamo un attimo in prima posizione, vediamo subito che DVD Wrap sta girando praticamente con 8 secondi di vantaggio da Tommy Polis, per cui può anche stare un po' più tranquillo. Andiamo, Lupo, andiamo sulla quinta posizione, che c'è Radic attaccato a Rupert King. Ecco, sbandatina di Radic. È attaccato. Ovviamente qui tenterà la staccatona alla San Brembo. Alla fine. 4 decimi. Vediamo quanto. Ricordiamo che ha una mescola diversa, Rupe, c'è le medie. Ah. Non ha fatto ancora il pit, quindi. Ecco. Tenta la sorpasso, ma. Rupe non ha ancora fatto. C'ha le medie praticamente e non è ancora andato sì. Interessante, perché questo potrebbe essere molto interessante per lui. C'era il 28 alto, come non è neanche male come tempo, 28 adesso solamente 29.1. Intanto ecco che all'interno Radic sì lo supera alla grande. Ma secondo me adesso qua dovrebbe andare a cambiare le gomme. Sì, non c'ha benzina del King, quindi Deve andare per forza a fare rifornimento, esatto. Farà rifornimento, cambierà le gomme, metterà le morbide e tirerà come un forsennato, perché tanto ormai con quanti giri saranno? 9 giri? 10 giri? Sì, siamo al 16° giro. Vediamo se riescono a fare 28 giri, probabilmente sì. Secondo qua li faranno tranquillamente questi tempi che stanno facendo. Adesso sono su Repco e vediamo se entrerà i box oppure no, se continueranno a entri box. Sì, entrerà una morbida ora. Tommizio è vicinissimo a Brazov. Sì, sono su di loro, vediamo come si avvicinerà qua in fondo al rettilineo. Si avvicina parecchio, però non abbastanza per fare un sorpasso. Scusate, ma io ho guardato. Ha rimesso le medie. No, scusa. The King. Ah. No, ancora al pit con le medie. Ha rimesso le medie. Mi sembrava strano. Ancora al pit con le medie. Ragazzi, ma guardate. Andate dentro come si chiama? A guardare il vestito che c'ha addosso Panetta nella macchina. Panetta? Sì, l'ho visto adesso. Cercavo di capire cos'era, poi ho capito cos'è.
Ma porca, non riesco... solo lui poteva avercelo. Devi fare l'inquadratura da tutte. Il casco, che casco hai? La tuta che c'ha addosso. C'ha la tuta di Mario Bros, il casco di Mario Bros. Ah, è vero, sì. Di Mario Bros. Non ci credo, solo tu lo poteva fare. Mario, dov'è Luigi? Intanto Tommizio è a 4 decimi da Panetta. Li ha attaccato. Vediamo se Tommizio sì. riuscirà a superare Mario Bros. Attaccata con il fondo. Luigi su Mario. 2,90. No, tenta la saccatona. No, però si porta molto vicino. Sì, sì. Intanto, occhio, Mario scappa perché c'ha i bros attaccato al sedere. Sì, Tommizio probabilmente tenterà il sorpasso in questo al prossimo giro, perché le gomme di Panetta sono al 60% consumate, quindi invece Tommizio ce l'ha nuove, quindi infatti ne ha di più trazione, si vede comunque sia che ne ha di più adesso, ha più gomma e si è forte qui. Vediamo, infatti ormai se, qua secondo me problema, gli sta facendo le luci per dirgli sì, per dirgli togliti, spostati, sta arrivando Donkey Kong. Ciccio allora fai passare Donkey Kong. Mario Panetta proverà l'attacco, sì, adesso troverà l'attacco qua, ormai sta facendo ormai, così ormai l'attacco c'è. Ha messo le quattro frecce e Panetta, come dire, stai calmo. Toccatina, sono girato. Si sono toccati nella curva. Mannaggia. E a mo Giorgio che lo dice a Panetta. Fanno loro. Adesso voglio vedere. Ci sarà una lotta tra Mario e Donkey Kong, te lo dico io. Tommy Polish i box. Radica i box, quindi fanno due pit. Hanno rimesso le morbide, scusate. Zitto, 4-4, Lollino è in seconda posizione, con 19 secondi di distacco da... Sì. Da Vrap, che è in prima posizione, e in terza posizione abbiamo Tommizio, che ha 16 secondi da Lollino. Intanto sto guardando il distacco da DVD Rap a Lollino, sono 19, il pit se non sbaglio sono 24-26 secondi. Dipende quanto si è fatto il pieno oppure no. No, entra in box Frappo, come mai? Sì, perché deve fare il terzo. Sì, ma le gomme erano al 50%. Vabbè, sarà lo saprà strategia. Lui. Sì, infatti. Per non rischiare più di tanto, infatti sta andando anche Lollino. Intanto anche Lollino al box. Sì, Lollino al box. Che è entrata alla velocità del fuoco, del tuono in quella ai pit. Chissà che non so se riesce a fermarsi il pit stop la macchina. Vabbè, secondo me ha visto il vantaggio, ha deciso di non rischiare. C'aveva un pit gratis praticamente. Aveva 20 secondi meno, di perché... vantaggio. Ma anche lui, deve fare benzina. Anche lui, sì. Lollino, che era praticamente. Sì. Sì, Lollino sì, era secco. Era secco. Sì, adesso la porterà fino alla fine. Quindi, diciamo che se Tommizio dovrebbe arrivare alla fine. Sì. Dovrebbe arrivare. No, fa solo un pit. No, Tommizio ha fatto solo un pit perché sennò non serviva a niente girare un 14 giri e due giri con le gomme praticamente a zero. Credo che arriverà con le gomme molto finite. Chi Tommizio? Ancora mancano 8 giri. Sì, è al ventesimo. Ancora 8 giri. È quasi a metà. Secondo me DVD Rap si è messo in tasca. Lotta con Panetta gli ha fatto consumare tanta gomma. Sì, in un giro di bagarre bruci un sacco le gomme. Non sembra, ma
quando stai dietro, sì, le mangi sì, prima. Sì, sì. Panetta ma è rientrato nei box per caso? Sì, Panetta è rientrato dopo il contatto con Tommizio. Non si riusciva a raddrizzare più praticamente. E poi è andato a fare il pit. Secondo ha me perso, conveniva perché... un'eternità. Sì, però sì, gli conveniva andare dentro, cambiare le gomme e adesso tirare come un forsennato per cercare di recuperare delle punizioni. Quel contatto con Tommizio gli è costato praticamente 40 secondi. Porca miseria. Sì, da 1.27 ha fatto 2.07. Mannaggia, mannaggia, peccato Mario. Eh sì, vabbè, però c'è anche il pit là, Giorgio, non è un giro. Sì, di solito il giro in ti dà 2 secondi in più, ti segna 29-30. Gli ha segnato 2.07. No, ti dà, quando esci dal pit ti dà 1.38, 1.48, aspetta, non mi ricordo quanto era, 1.48 ti dà. Quando esci sì, quando entri 1.39. Quando esci. Quindi gli è costato 30 secondi il contatto, 30 secondi invece che 40. Al momento la posizione più a rischio è quella di Tommizio, perché a 2 secondi e mezzo c'è Tommy Polis che sì, sta venendo su. Attenzione che sì, Panetta sì, si sta avvicinando a poca benzina. No, ma a poca benzina. Come no, benzina? No, non ha fatto. No? Sì, sì. No, ne ha un quarto, ma dovrebbe... un quarto, sono 21 giri. Dovrebbe farli. Sì, 7 giri glieli fai. Le fa, Che cazzo ci ha messo? Se non tira come un dannato. Diciamo che ha più o meno la metà di tutti gli altri. Ne ha quasi la metà rispetto a tutti gli altri. Ha messo GPL assieme, se no non ce la fa. Ha messo i pannelli solari sul tetto. Ha votato, sì. Sì, ma probabilmente non ha rifornito per non perdere altri sì. Vabbè, ma non c'entra che cambi le gomme e non avere la benzina. Ne ha troppa poca. No, se non tira dovrebbe... È come dire, metto i pantaloni ma non metto le mutande. A rientrare il pit Brazzo. È per forza, perché non ha messo benzina. Non ha messo benzina. Sono due le cose, o va avanti a GPL o a metano. Ragazzi, approfitterei di quest'altra momento di pausa per il secondo sponsor. Sì, sì, perfetto. Ok. Secondo sponsor, 3D Rap. 3D Rap è un'azienda italiana di prototipazione e produzione digitale. Mira a progettare e realizzare serie di prodotti riducendo tempi e costi, utilizzando la tecnologia 4.0. Nel mondo del sim race è diventata un'eccellenza italiana, è specializzata nella progettazione e la realizzazione di mod. 3D Rap si trova in Monteforte Erpino in via Piana Alvanella 83013. Per tutti i piloti della Union, 3D Rap offre un buono sconto del 10% sui prodotti in vendita. Le potete richiedere al numero WhatsApp 329-0904212. Grazie mille per lo sponsor. E sto guardando che Tommy Polis sta cercando di recuperare, però adesso ha perso un po' di terreno da Tommizio. Tanto giro veloce di tipo di rap, lupo 1.25.7. Due decimi sopra il suo miglior tempo in qualifica. Sì. No, ah sì, è stato 1.25.5 ha fatto, esatto. Non ha fatto 25.590. Sì, sì, 25.590 ha fatto. Appunto. Vediamo qui dietro che Lollino è praticamente attaccato a Tony Yeah. Sì. Vediamo... Non c'è gomma Tony Yeah. Ah, ecco, non c'è gomma. Quasi, andare... quasi alla fine, quasi. Quasi alla fine, non spero che non faccia di nuovo... Le ha praticamente mangiate le gomme, perché mi sembra che Tony Yeh anche lui era andato avanti con gomme finite fino al 13º-14º giro. Sì. Se non mi ricordo male. Sì, insieme a Tommy Polish. No, a Tommizio, scusa. E vediamo che adesso Lollino qua si prenderà la scia e si prende la scia, la supera. Sì, poi sì, in fondo sì, ce la fa sorpassare. Si stacca con la sua... Cerca di tenere la traiettoria, vediamo se contatto. Prova tocca un pelo l'erba, ha dovuto mollare il gas Tony per non farsi girare.
e l'Olino va a prendersi la quinta posizione. Scusa Ruppo, ma sto vedendo a Tomizio un po' in difficoltà. Tommy Pollici è un secondo e due, ha recuperato un secondo in un giro quasi. Le gomme si fanno sentire adesso. È in rischio. Penso che posizione. Al prossimo giro, sì, le gomme non reggono, non reggono più. Oddio, non riesco neanche. Anche Tommizio è entrato al 14° giro. Ha fatto 10 giri e ha bruciato totalmente le gomme. Sì, la lotta con Brazov gli è costata. Ma da quello che ho capito, se stai indietro in scia, bruci tanto le gomme. Sì, sì, sì. Mi è capitato pure a me l'altra sera in simulazione. Pensavo di sfruttare il pilota davanti, invece ho distrutto le gomme praticamente. E per sbagliare superavo ovunque. Poi devono stare in scia. Meglio, sì, meglio. Tu superavi come se non ci fosse. Come se non ci fosse domani. Eccolo, eccolo. Tommy Pollis che prova lì. Vediamo se proverà a fare un incrocio di sorpasso. Prova a chiudere. No. Tommy Pollis, anche volendo, richiude un po' la strada. Adesso Tommy Pollis a Tommizio. Questo è un gioco di parole, Tommizio. C'è troppa differenza di gomme tra i due. Sì, no, ma infatti. Sì, infatti sta iniziando a prendere immagine di distacco. Tommizio deve anche guardarsi a mano 81 che ha più gomma. Però sono 5 mancano secondi. Mancano ancora 3 giri. Ho capito, ma 5 secondi, cioè, dovrebbe viaggiare come un treno. A meno che qualcuno non buca. Guarda che Tommizio non c'ha più gomma, finisce questo giro che è tutto rosso. Sì. Invece Manu ha un po' più di gomma, quindi. Ma occhio più che a Manu all'Ollino, eh. All'Ollino anche dietro, che sì, è all'Ollino, un secondo. L'Ollino ha tanta gomma. Ed è attaccato a Manu. Panetta. Panetta è box. Ah, si è fermato completamente Panetta. Spaccato motore. Penso che si è ritirato. Si è ritirato, sì. Sì. Intanto di Food di Rap che non abbiamo più calcolato, lui oramai fa la sociale. Non è colpa nostra se fa la sociale. Sì, infatti. E sto guardando che Lollino che si sta avvicinando tantissimo a Manu. E a se lo passa subito può pensare a Tommizio, altrimenti diventa difficile. Tommizio 4 e 8 adesso da Manu. Quanti minuti mancano alla fine? 2 minuti e mezzo. 2 minuti e 20, sì. Però due giri praticamente. Sì, due giri. Forse Tommy Pulis e di Food Trap fanno il 28esimo. Forse. Vediamo un attimo. Vai, il primo sicuro. Un rap sicuro. Devo dire rap sicuro. Mancano due minuti. 14 secondi. Io sono qua su Manu e Tommy e Lollino. Vediamo se proverà l'attacco qua in fondo adesso. No, ma tanto al prossimo giro lo attacca. Ma magari per prendersi anche la terza posizione, ma mi sa che ce l'hanno dura. Sì, dovrebbe farlo anche Tommy Pollis il 28esimo. Intanto Panetta è uscito dai box. Ah, che bella idea. Vuole prendersi il giro veloce forse. Giusto. Probabilmente. Sì, perché non c'è neanche benzina. Sì, ha fatto scaricare. È riserva. Sì. E sorpassa qua. Ecco il sorpasso. Lollino sorpassa all'esterno. Ma non molla Manu. Vediamo se c'è un incrocio di traiettoria. Tutte e due si affiancano. No, mamma mia, stavano per girare. Lollino stava per girare, sì. E intanto Manu perde. Non molla niente. No. È uno so duro, Sì. Intanto tira un sospiro di sollievo Tommizio, perché intanto dietro si stanno dando. E io posso anche che cercare c'è più di scappare. Gomme, Tommizio. E con tutta la lotta, guarda quando gli stanno recuperando. Ma adesso ha recuperato un po', perché prima era 3 secondi e mezzo, adesso è ritornato a 4 secondi e 100. Sì.
Infatti Tomizio arriva in terza posizione, vediamo, ritorno in prima posizione un attimo per vedere che sì. Intanto fa il 28° giro di sta facendo 20... non riesce Pulisic per due secondi, non ce la fa. Dici? Secondo me ce la fa. Sì. No, non ce la fa. Ci mettiamo una cena? Ce la fa. Mai? No. Quanto pagate? Io fui la Ragosta. La Ragosta, ragazzi. Meno male, dai. Non ce la faccio. Ed è che Lollino quindi sta in scia. Terza posizione. Tomizzi in terza posizione. Manu in quarta posizione. Lollino in radiche. Uno per volta. Radic in sesta posizione, Tony Ye in settima posizione. Vediamo che adesso deve ancora arrivare Rupe in ottava posizione. E taglia adesso traguardo Rupe, le ultime curve per Enzo Merlini in nona posizione. E in decima posizione abbiamo Raikkonen, che praticamente purtroppo non ce la fa ad attaccarlo e prende nona posizione. Andiamo sulla su tipo di rap Lupo, che è sul rettilineo, che sul rettilineo adesso chiude una gara grande, gara spettacolare. È stato primo dal primo giro praticamente, sì, a parte il pinto che sì sarà anche annoiato probabilmente. Gran gara. Peccato comunque, per Brazo, che ha avuto il problema al primo giro e un contatto con Tomizio a quasi fine gara. Peccato. Comunque però, trick di DVD Rap, Paul giro veloce e vittoria. Sì. Molto bravo. Perfetto. Questo pilota. Bravissimo. Secondo me sarà uno che passerà poi in cos'è in Elite qua Star. Passerà in Star. Adesso l'abbiamo tirata dietro, vedi che non riesce più a vincere neanche uno. C'è Massi, sì, c'è Massi, occhio. Sono anche io, attento Lupo. Intanto facciamo la foto. Sì, già fatta. Ok. Tenevano scadere. Sì, aspettiamo un attimo che scade. Tony Ye è arrivato con le gomme totalmente rosse, tutti e due, tutte e quattro quasi. Sì, non ha più niente. Li ha mangiate proprio. È arrivato in settima posizione alla fine Tony Ye. Sì, non è andata male, dai. Questa pista, se non fai le giuste traiettorie, le gomme le bruci in pochi giri. Adesso devo chiedere a questo è un passo da star comunque di VD Rap, passo da star. Sì? Fate 5 e mezzo, fate 5 e 8, fate 5 e 8, fate 6 e 0, 6 e 0, 6 e 1. Molto bravo. Sì. Bravi tutti comunque. Sì, bellissima gara, tante lotte. Sì. Spettacolare. E lasciamo il tempo che si salvano i replay. Sì, salvo anch'io e condivido. Sì. E faccio un saluto a tutti. Praticamente è stata una gara molto combattuta, molti sorpassi, molti purtroppo incidenti. Pazienza, vedremo. Peccato per la pioggia, Lupo, che non è venuta. Peccato. E saluto praticamente Massimo Top Gun. Ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi. Saluto alla Predator. Prossima. Ciao Ivan, buonasera a tutti e grazie della compagnia. E saluto io tutti i telespettatori con il mio solito saluto finale. Ricordatevi che Castello ululì e Lupo ululà. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte.